Il concetto di Smart City è un concetto già abbastanza vecchiotto che comprende delle città intelligenti a misura d'uomo, ecosostenibili, dove non solo le infrastrutture fisiche ma anche quelle immateriali, quindi lo scambio di informazioni nello specifico, caratterizza poi il funzionamento preciso e perfetto di tantissimi processi che avvengono all'interno di una città. La città metropolitana di Napoli si presta certamente ad accogliere un insieme di servizi utili non solo alla cittadinanza ma anche alla pubblica amministrazione stessa. La velocità dei servizi, la rete tra istituzioni e le buone pratiche amministrative sono il nostro pane quotidiano. Noi dobbiamo dare risposte quanto più veloce possibile ai bisogni dei cittadini. Ogni qualvolta che c'è un'iniziativa che va a favorire la possibilità di integrare le varie istituzioni per questo tipo di risposte, noi ci siamo. Oggi abbiamo partecipato perché riteniamo che questa sia un'ottima iniziativa, un'iniziativa che va nel segno del migliorare la condizione umana nelle nostre città. Penso che uno degli obiettivi prioritari di questa iniziativa sia quello anche di preservare il territorio. Io credo che qualsiasi processo di sviluppo che si tiene in ogni realtà, in ogni contesto, debba passare necessariamente attraverso la tutela dei contesti cittadini. È importantissimo poi l'osservatorio perché ci consente di entrare in contatto anche con realtà vicine alle nostre, di tenere informato costantemente il cittadino e di poter acquisire, cosa ancora più importante, anche notizie di altri contesti cittadini che possono essere utili e funzionali alla nostra realtà. La Smart City oggi è l'innovazione per le città. Tra l'altro noi come città di Giugliano in Campania, nelle osservazioni che abbiamo fatto alla città metropolitana in merito al PTCP, abbiamo dedicato proprio un'area e un'osservazione di questi alla Smart City, perché è un'idea innovativa anche del nostro sindaco Antonio Pozziello, quello di portarle all'attenzione dei nostri concittadini. Tra l'altro è quello che i cittadini e la società civile oggi ci chiede, anche per metterci al passo con le grandi città d'Europa. Oggi, come diceva l'assessore Iovino, è l'inizio di un nuovo percorso nel quale dobbiamo attivarci tutti, l'osservatorio e chi ha ideato questa città intelligente devono sicuramente interfacciarsi con ciascuna amministrazione e ciascuna amministrazione dovrà avere il compito di colloquiare con propri amministratori, dipendenti, dirigenti per uniformare, per programmare un'attività, pianificarla e la parte poi fondamentale, importante, quella di informare, di sensibilizzare i singoli cittadini all'utilizzo di questa bellissima attività e di utilizzo della tecnologia a favore del cittadino. Sicuramente Napoli, al di là di questo sistema integrato che cerchiamo di attivare già da diverso tempo su Napoli città, deve necessariamente aprire ai territori e lo fa attraverso un osservatorio neocostituito da pochi istanti, da pochi momenti, dove confluiscono tutte le energie e le vivacità che hanno nel tempo dimostrato interesse, ma soprattutto azione in materia di città intelligente e di smart city. Ringrazio in modo particolare, ma da diverso tempo ne ero già a conoscenza, che autorevoli professionisti come Domenico Alfieri, come Gabriele Pierro, l'ingegnere Di Domenico, l'ingegnere Simonelli, i quali hanno anche quella responsabilità di trasferire
la conoscenza in un progetto che sicuramente coinvolgerà tutte le istituzioni e gli enti locali della città metropolitana.